Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV ed eccoci tornati in diretta con il nostro appuntamento mensile di Market Star. Come detto prima della pubblicità, abbiamo modo attraverso Morningstar di fare il punto sulla situazione dei mercati e di dare anche degli indirizzi per gli investimenti. Sara Silano torna a trovarci anche questo mese. Buongiorno Sara, ben trovata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Dovremo affrontare un bel po' di argomenti, ma ce la faremo come sempre a partire un po' dalla situazione dei mercati in generale, e poi Sara lo teniamo per la seconda parte della nostra trasmissione. Ma uno dei casi che ha tenuto banco e che sicuramente ha fatto discutere molto è quello di H2O. Peraltro due giorni fa il fondatore ha cercato di rassicurare gli investitori incontrandoli, lo ribadiremo come caso, cercheremo di capire qual è stata la posizione degli analisti di Morningstar in merito. Lo dico perché ovviamente molti sono interessati a seguire questa vicenda, però iniziamo da un riepilogo di quello che è successo nel primo semestre. Sara, è appena terminato, quindi dobbiamo fare un bilancio come spesso facciamo con voi. Quale bilancio possiamo avere, no, sulle borse internazionali? È stato sicuramente un primo semestre positivo sui mercati internazionali. I principali indici globali hanno messo a segno dei rialzi a due cifre, quindi ci eravamo lasciati con la fine del 2018 invece in delle situazioni molto più di discesa dei mercati. Lo vediamo anche nel grafico: i mercati globali sono andati molto bene, quello europeo è andato bene, quello italiano addirittura è andato ancora meglio di quello europeo, grazie soprattutto al contributo dato dal settore dei servizi finanziari, quindi dalle banche, che come sappiamo pesano per oltre il 30% sul paniere complessivo. Rispetto al resto del mondo bisogna dire che invece gli emergenti, pur andando bene, pur avendo dei risultati positivi, sono andati un po' peggio dei mercati sviluppati. Molto bene, dobbiamo dirlo, Wall Street, in particolare nella parte di titoli tecnologici che ancora hanno fatto da traino alla crescita. Questa situazione, questo quadro di mercato ci fa sicuramente pensare che ci sia un'attesa da parte degli investitori di crescita degli utili nei prossimi trimestri, e che soprattutto la possibilità di allentamenti monetari, quindi di nuove manovre da parte delle banche centrali, e questo è sicuramente quello che spinge i listini. Però se guardiamo più nel dettaglio le preferenze degli investitori in azioni, vediamo che sono disposti ad accettare delle valutazioni un po' più alte per cercare dei titoli di qualità, quindi questo significa che sul quadro macro qualche incertezza c'è. C'è ancora e permane ancora, insomma, nonostante qualche segnale di alleggerimento, mettiamola così, però navighiamo sempre a vista e aspettiamo di capire cosa succederà, esatto, sul fronte macro, cosa che mi fa piacere, diciamo anche noi, quindi insomma siamo allineati con le vostre analisi. Altro appuntamento che era atteso e che sicuramente ha caratterizzato un po' l'attesa dei mercati e anche adesso le conseguenze inevitabilmente è il G20 di Osaka, 28-29 giugno, ne abbiamo parlato anche prima, no? Prima che questo avvenisse. Quale messaggio adesso, che l'abbiamo passato, è arrivato a vostro parere? In qualche modo i mercati sono rassicurati dal fatto che la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina non è scoppiata, questo è un aspetto. C'è stato quella che possiamo definire una sorta di tregua, non una risoluzione dei problemi. La buona notizia è che non c'è stata una rottura, non possiamo però neanche dire che c'è stato un accordo. Le tariffe, i dazi che sono stati finora implementati restano in vigore e gli investitori però poi oltretutto continuano a guardare agli appuntamenti macro di questa settimana, che lo ricordiamo negli Stati Uniti sarà anche più corta perché il 4 luglio è festa dell'indipendenza, però dagli Stati Uniti arriveranno i dati sull'occupazione, sull'industria manifatturiera, e qui saranno importanti per capire le mosse della Federal Reserve. Ecco, sì, hai detto bene a proposito di dazi, è una guerra tutto tranne che conclusa, soprattutto perché il giorno successivo al respiro che in qualche modo i mercati hanno avuto dall'incontro tra Trump e Xi Jinping abbiamo avuto invece questa estensione dei dazi per l'Europa, quindi spada di Damocle sull'Europa che ci riguarda da vicinissimo, insomma. No? E le tensioni commerciali che rimangono, certo, un tema di quest'anno. Assolutamente. A proposito di globalizzazione, Sara, mettiamola in relazione alla diversificazione geografica. No? In un mondo globalizzato il domicilio di un'azienda dice ben poco di dove di dove si trova la maggior parte del business. No? Quindi come
mi verrebbe da dire, è tempo di ripensare in qualche modo la diversificazione geografica. È tempo di ripensarla. Noi abbiamo, e questo è un punto importante per gli investitori, noi siamo abituati a ragionare con i termini un fondo azionario Italia è un fondo che investe in società quotate a Piazza Affari. Però poi andiamo a vedere dove queste aziende fanno il loro business e scopriamo spesso, questo vale soprattutto poi per le aziende americane e comunque per le multinazionali, che il loro business lo fanno in altri paesi. Quindi è importante guardare al domicilio, ma anche importante guardare a dove queste aziende costruiscono e fanno i loro ricavi. E un'analisi di Morningstar attraverso uno strumento che appunto è stato elaborato dai nostri ricercatori permette proprio di mappare i ricavi di un'azienda. Allora si scopre ad esempio che tra domicilio e mappatura dei risultati aziendali Stati Uniti e Cina hanno un ruolo fondamentale nell'ambito della generazione appunto dei ricavi a livello internazionale, quindi di economia globale. Ed è qui, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, l'importanza perché tutti stiamo guardando a quello che succede fra questi due paesi e alle dinamiche anche interne economiche di questi due paesi. Allora Sara, sembra sempre che saltiamo di qua di là quando analizziamo i mercati, un po' lo facciamo per necessità perché succedono sempre moltissime cose, un po' però in realtà tutte le cose sono collegate, no? Allora, un'altra notizia di cui si parla tantissimo perché riguarda il social network per eccellenza è quella di Facebook, che ha deciso di lanciare la sua criptovaluta, anche se poi gli esperti del settore dicono che non è realmente una vera cripto, però insomma comunque si apre, no, il discorso su quello che è il nuovo metodo, anche se vogliamo, di pagamento futuro. Non sappiamo ancora come si svilupperà, ma insomma le riflessioni ci sono oggi. A questo proposito, il sistema finanziario, perché se ne dicono di ogni, no? In attesa di capire cosa accadrà realmente, che cosa ha da temere, se c'è qualcosa da temere, perché magari non è così. E Facebook è un esempio, per ricollegarci a quello che dicevamo prima, di un'azienda multinazionale che fa ricavi non solo negli Stati Uniti dove è quotata, dove ha la sua sede, ma anche nel resto del mondo. Detto questo, sicuramente il tema di queste ultime settimane è stata la criptovaluta, è stata appunto Libra, annunciata per il lancio nel 2020. Secondo i nostri analisti però, ecco, ci sono due gli aspetti: uno, impatto sul sistema finanziario; l'altro, l'impatto sul sistema dei pagamenti. Per quanto riguarda l'impatto sul sistema finanziario, riteniamo che non sarà, almeno nel breve termine, un impatto devastante o comunque importante, perché, lo hanno detto anche i fondatori, si rivolgerà questa nuova valuta, diciamo, a coloro che non hanno accesso al sistema bancario, quindi comunque c'è un aspetto di andare a coprire un altro tipo di mercato. Inoltre c'è da aspettarsi che i governi intervengano in qualche modo per evitare il rischio che grandi volumi di transazioni passino attraverso piattaforme che non sono quelle controllate, quelle diciamo i circuiti, certo, ufficiali. E infine è già un tema importante la concentrazione di potere in queste grandi multinazionali, quindi questo aspetto si aggiungerà. Non riteniamo che ci saranno effetti rilevanti nemmeno nell'industria dei sistemi di pagamento, perché lo ricordiamo che comunque i principali operatori Visa e Mastercard sono comunque parte del consorzio di lancio di Libra. Okay. Sicuramente in questo campo quello che potrebbe cambiare è arrivare a dei sistemi di pagamento più economici, più flessibili della tradizionale carta di credito. Probabilmente, ecco, è questa l'evoluzione che dobbiamo guardare. Ecco, ovviamente sul fronte del controllo della situazione diventa ancora più necessario, no, agire, perché lo dicevo io, insomma, Facebook è il principale social network, raggiunge tantissime persone e quindi quando ovviamente la massa è coinvolta, la massa in senso buono del termine ovviamente, anche se parliamo di una questione specifica e di esperti di un settore che ancora magari non ha raggiunto la massa, però insomma è necessario ampliare anche tutto quel raggio di controllo che forse oggi è un po' più limitato proprio perché non è così popolare, no, l'utilizzo di strumenti come le cripto. Sicuramente, quindi, anche appunto le nuove normative non arrivano ancora, esatto, a coprire completamente queste nuove tematiche, quindi c'è da aspettarsi che la cosa sarà normata. Per il momento non possiamo parlare di una rivoluzione di Libra, però possiamo parlare di un sistema che sta cambiando sicuramente. Esatto, no, la rivoluzione no, però una rivoluzione quantomeno nell'approccio a argomenti come quello. Quello sì, poi vedremo se nei fatti concreti lo sarà realmente.
Volatilità. Maggio, è stato un mese particolare sui mercati, proprio con un ritorno alla volatilità. Quindi, relativamente a questo, come si sono comportati, gli investitori in fondi? La raccolta, è sicuramente stata inferiore a quella che abbiamo visto ad aprile. Abbiamo visto sì una certa avversione al rischio, infatti quello che il segmento che è andato meglio è stato quello dei fondi a reddito fisso, dei fondi obbligazionari, mentre abbiamo visto in territorio negativo, quindi con dei deflussi, con dei riscatti, sia i prodotti azionari, sia quelli bilanciati e sia i prodotti alternativi. L'avversione al rischio si è manifestata anche nel segmento obbligazionario, quindi diciamo che maggio è stato un po' gli investitori hanno avuto questa tendenza un po' ad andare su posizioni più prudenti e lo abbiamo visto in quanto anche nel reddito fisso le categorie ad alto rendimento, cosiddetti high yield, e i mercati emergenti hanno subito dei deflussi, mentre sono stati tornati comunque in qualche modo più popolari i fondi flessibili, obbligazionari flessibili, quelli diversificati e quelli governativi. Benissimo, allora Sara, poi magari facciamo come sempre alla fine della puntata un riepilogo, no? E poi torniamo anche su temi legati agli investimenti, a quello che è successo sui mercati, però mi sento adesso a proposito di investitori, di introdurre questo tema, il caos H2O. Immagino che vi abbia tenuto impegnati molto in questi ultimi giorni. Allora, giusto per, anche se la vicenda è nota a tutti, H2O che è finita nel mirino della stampa dopo questo articolo che è stato pubblicato e che ha acceso i riflettori sulle posizioni liquide dei fondi H2O, pare circa a 1,4 miliardi di euro nominali, quindi valutati circa 1 miliardo nei portafogli. E poi c'è questo conflitto di interessi presunto del fondatore, che ha incontrato gli investitori per rassicurarli e che peraltro ha parlato anche di clamore spropositato, cioè anche sproporzionato a quello che realmente è successo. Ora, io ho detto solo quella che è la premessa. Sara, qual è la posizione di Morningstar, degli analisti di Morningstar? Che idea vi siete fatti della situazione? Gli analisti di Morningstar, nelle loro analisi e nell'attribuzione dell'analyst rating, coprono uno dei fondi di H2O, quindi non tutta la gamma, ma solo il fondo Allegro. Questo fondo aveva in precedenza un rating pari a bronze, che è l'ultimo livello del giudizio positivo delle metriche di Morningstar. È stato messo poi sotto revisione a fronte delle notizie uscite su un quotidiano internazionale relativamente alle posizioni in corporate bond illiquidi e successivamente la settimana scorsa è stato nuovamente attribuito il rating da parte dei nostri analisti che hanno nuovamente incontrato la società e i gestori e il team di gestione e hanno deciso appunto di attribuire un rating neutrale a questo fondo, quindi l'H2O Allegro. Sì. Rating neutrale per noi significa che il fondo si colloca in una posizione, i nostri analisti hanno quindi ridotto di un punto quello che era il rating precedente. Questa decisione è nata dall'appunto presenza che è stata creata e costituita questa posizione in bond illiquidi, in corporate bond illiquidi, lo ricordiamo, è stata creata e costituita nel corso del 2018 e questa presenza che seppur limitata è comunque una presenza che aggiunge rischio in qualche modo nel portafoglio, Sì. soprattutto perché ricollegabili tutti comunque a una stessa figura. E questo ha generato, spiegano i nostri analisti, un po' di preoccupazione in quelli che sono la robustezza nel processo appunto di selezione dei titoli. Titoli liquidi che successivamente in parte sono stati liquidati o comunque svalutati. E comunque resta la nostra appunto attenzione sul sistema di controllo e già in precedenza Sì. su questo tema i nostri analisti avevano espresso alcuni timori, cioè sull'efficacia dei sistemi di controllo del rischio. Però è anche giusto ricordare che le performance, i rendimenti che questo fondo ha ottenuto dal 2011, quando è stato lanciato, ad oggi hanno avuto come principale driver
non la costituzione di posizioni titoli liquidi, bensì le posizioni lunghe sul dollaro e sul debito periferico dell'Eurozona. Questi sono stati i driver nel corso del 2018. Poi sono accresciute, come abbiamo detto, è aumentata l'esposizione alle emissioni societarie senza reti e di bassa qualità, e che sono poi appunto a inizio giugno rappresentavano circa la metà della quota corporate in portafoglio. Oggi, come abbiamo detto, sono stati poi in parte liquidati. Quello che è rilevante dire anche, e questo i nostri analisti l'avevano già detto in passato, era che in ogni caso questi alti rendimenti comportavano già e hanno sempre comportato dei livelli di rischio maggiori, tanto è vero che il fondo in ogni caso aveva già negli anni passati ecceduto nei target di volatilità, superato i target di volatilità, e questo era disponibile, la società è stata sempre trasparente su questo. Quindi dal punto di vista degli investitori questo aspetto performance e rischio era molto evidente. Ecco, quindi quando il numero uno di H2O dice non sono i fondi H2O ma altri ad avere problemi di illiquidità, e parla anche di un boom mediatico esagerato intorno a questa vicenda, non toglie però, Sara, che l'attenzione sia concentrata inevitabilmente su quello che è accaduto, e quindi un'attenzione un po' più critica degli analisti rispetto a H2O e a quello che è successo. Insomma. L'attenzione comunque e l'analisi di un portafoglio va fatta in ogni caso. Vabbè, chiaramente. Questo è il lavoro proprio dell'analista. I portafogli nel tempo cambiano, per cui al tempo di analisi io posso avere trasparenza su un tipo di portafoglio che per scelte di gestione può successivamente mutare, e questo fa parte del lavoro del gestore, comunque evolvere per creare valore. È chiaro che vanno tenute in considerazione questi aspetti, vanno anche sempre guardati accanto all'aspetto delle performance, non ci stanchiamo di dirlo anche se lo diciamo tutte le volte, l'aspetto dei rischi. Le misure di rischio sono disponibili sulle schede dei fondi, sono disponibili gli indicatori, questi sicuramente non vanno sottovalutati. Va bene, in attesa eventuali di domande piuttosto che di approfondimenti, noi siamo qui su questo caso, però facciamo un passo avanti. Sara, in estate, così almeno guardiamo anche in prospettiva futura, sono attese le linee guida dell'ESMA sugli stress test sui fondi, quindi restiamo sempre sulla liquidità dei fondi. Perché sono così importanti? È proprio il tema di cui stiamo dibattendo in questi giorni. L'ESMA, che lo ricordiamo è l'autorità europea di vigilanza sui mercati, ci darà appunto in estate, sono attese, delle linee guida con l'obiettivo di vedere un po', aiutare comunque le autorità locali nei diversi paesi a vigilare sugli aspetti di vita degli strumenti finanziari, che sono i fondi, che sono molto diffusi tra i risparmiatori. La bozza, diciamo, del documento prevede che i gestori svolgano appunto dei test sulla resilienza dei loro fondi a diversi tipi di rischi, e di nuovo torniamo al tema dei rischi di mercati, incluso quello proprio della liquidità di cui stiamo tanto parlando in questi giorni. E quindi il punto centrale qual è nel tema della liquidità? È il fatto che io posso avere dei titoli non facilmente liquidabili in portafoglio, però io mi devo ricordare che un fondo ha liquidità giornaliera, quindi giornalmente fa fronte a dei flussi in ingresso e dei flussi in uscita. Questo aspetto, quando è che si crea il problema del titolo illiquido? Quando io devo liquidare degli asset e questi asset non sono immediatamente liquidabili, certo. E questo può accadere su diversi asset class. L'impatto è maggiore chiaramente se ho delle dimensioni grandi da smobilizzare, l'impatto è maggiore se lo dovevo fare con molta rapidità perché i deflussi sono ingenti, e se le condizioni di mercato chiaramente non sono ideali perché magari tutti vendono e quindi faccio difficoltà a trovare degli acquirenti. Ecco, la parola rischio, Sara, non piace a nessuno, no? Non piace a nessuno. Però è chiaro che quando decidiamo di affrontare, di fare un investimento, il rischio fa parte dello stesso pacchetto, insomma non è che magari, no, ci potesse essere un investimento senza
una minima o una maggiore parte di rischio, però è necessario a questo punto definirlo e capire quali possono essere le varie tipologie proprio per affrontarlo nel modo migliore. Il rischio è molto legato alle nostre scelte di investimento, perché è proprio tutto ciò che minaccia la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi finanziari, che sono obiettivi chiaramente finalizzati ad esempio a costruirsi una pensione futura piuttosto che ad acquistare una casa o altro tipo di obiettivi. Sì. Diciamo che sul mercato esistono due grandi tipologie di rischio: il rischio sistematico, che è il rischio di mercato, il rischio che è imprevedibile e comunque difficile da evitare, è proprio legato al mercato, e che ci può aiutare per comprenderlo, ci possono aiutare due indicatori: uno è la crescita e l'altro l'inflazione. L'altro rischio però è quello idiosincratico, e questo rischio invece è riferito proprio al singolo titolo. Prima parlavamo di titoli illiquidi, esatto. Non dipende quindi dal mercato nel suo complesso. Io posso essere in una situazione di mercato favorevole, ma quell'azienda ad esempio ha un momento di difficoltà e quindi ho il rischio che magari non riesca a raggiungere il suo obiettivo o a restituire appunto un bond emesso, oppure appunto vada incontro a delle perdite. E quindi questo rischio qui è quello che diciamo mi può dare più rendimento, ma è anche quello che per me è più impattante dal certo. punto di vista degli investimenti. Un'ultima cosa però sempre sul rischio prima di salutarci, Sara. Quando si parla di rischio non si possono ignorare gli strumenti a leva. Però qui ancora un'ulteriore cautela bisogna avere, cioè perché gli investitori devono maneggiarli con cura? Questo è un po' anche un approfondimento, no, del tema. È un approfondimento perché comunque sono strumenti che mi permettono di espormi su un determinato mercato con un'esposizione pari a n volte il capitale che ho effettivamente investito, e quindi mi può allettare dal punto di vista dei potenziali guadagni, ma mi devo anche ricordare nel momento in cui scelgo questi prodotti che sono estremamente rischiosi, perché in caso di mercati avversi il mio rischio è proprio di perdere tutto rapidamente. Come è possibile utilizzare la leva ad esempio per gli investitori privati? Ci sono appunto gli ETF strutturati che danno questa possibilità, e qui bisogna fare un'ulteriore attenzione perché, lo ricordiamo, sono strumenti che vengono ribilanciati giornalmente, quindi questo significa che se io lo detengo di più rispetto al periodo giornaliero non avrò esattamente il rendimento dell'indice raddoppiato, e quindi anche questo va tenuto presente nel certo. momento in cui i mercati sono avversi. Quindi sono strumenti che possono essere utili per chi li sa maneggiare. Per chi li sa maneggiare, per chi li conosce, per chi li sa quindi appunto usare. Sara, proprio a chiusa totale, per dar l'appuntamento poi al prossimo mese, ricordiamo, quindi saremo a inizio agosto, è chiaro che ci sono ancora molti punti interrogativi, molte incognite, no? A partire dalle grandi, dal caos mondiale, quindi a partire dall'America, dai dazi, bisogna navigare sempre a vista. Bisogna sicuramente seguire quello che accade sui mercati, e i mercati ci regalano sempre tante notizie. Bisogna anche ricordarsi che in una pianificazione finanziaria sono i nostri obiettivi quello che rileva certo. ai nostri fini, e quindi una pianificazione finanziaria non può essere di oggi per domani, ma deve avere un orizzonte di lungo termine. Quindi dal punto di vista della pianificazione finanziaria guardiamo a quello che succede nei mercati, però nello stesso tempo non facciamoci catturare dalle emozioni. Ecco, guarda, io mentre tu stavi parlando, per concludere, stavo scrivendo anch'io il mio pensiero, dicevo: conoscere, non farsi attrarre da false luci, no? Che magari che non si approfondiscono nel giusto modo, ma insomma cercare di capire quale può essere l'investimento giusto per ciascuno di noi. Questa è un po' la regola, che pare banale, però spesso appunto quando subentrano le emozioni, le novità, anche i falsi miti, diventa complicato regolarsi, Sara, sì. No? È questo. Sì, diciamo che investire in quello che si conosce è già un buon modo ecco. di investire. Ricorda i vostri contatti, Sara, per tutte le informazioni necessarie. Il sito morningstar.it, dove abbiamo tutti i nostri aggiornamenti, contenuti editoriali, gli aggiornamenti anche da parte dei nostri analisti, quindi anche sui rating dei fondi, e ci potete qui poi trovare anche naturalmente sui social media. Assolutamente. Beh, con Marketstar e Morningstar Italy l'appuntamento è per l'inizio di agosto, quindi Sara Silano, io intanto ti ringrazio naturalmente tutta Morningstar, e al prossimo mese.
Un saluto a tutti voi, grazie. Grazie, noi ci separiamo per una breve pausa. Andiamo solo a vedere il nostro indice che ha superato il future, il punto percentuale. Quanto guadagna in questo momento? Più 1,02 in area 21.535 punti. Una seduta che si è rafforzata dall'apertura delle contrattazioni delle 9. Tra poco un altro approfondimento relativamente alla gestione dei grandi immobili, quindi parliamo insomma di gestione condominiale, declinato in vari modi anche con la normativa vigente, è chiaro, per dare dei consigli preziosi. Vi aspetto tra un paio di minuti.